documenti scritti invece non ci informavano, vedete, sull'origine del villaggio, perché la prima testimonianza documentale del villaggio risale alla fine del 1300, invece i reperti ci dicono che il villaggio esisteva già dalla fine del 1200, quindi aggiungiamo un secolo di vita a questo villaggio grazie all'archeologia. Qui i documenti scritti non ci soccorrono, invece l'archeologia ci dice che il villaggio già esisteva 100 anni prima. Quindi la scelta è stata fatta in modo da, questa che noi visiteremo oggi è solo una anticipazione su un progetto più complesso, perché diciamo il progetto parte volendo dare testimonianza di 36 tipologie ceramiche presenti a Serzela. Oggi ne presentiamo esattamente la metà, sono 18, quindi il progetto si svilupperà, arriverà a maturazione entro breve. Noi contiamo entro il mese di giugno di terminare questo progetto. Il ceramista Arnaldo Manis e anche Antonio sono impegnati a realizzare questi 18 vasi che ancora mancano all'appello. I reperti sono già stati selezionati, sono conservati in sicurezza presso il municipio di Gonnostramazza. Quindi diciamo che alla fine, quando l'esposizione sarà completa, avremo un quadro ancora più esatto e meticoloso di questa vita del villaggio nel corso di questi 5 secoli. Io mi fermo qui perché magari poi commentiamo le vetrine, se avete la pazienza di seguirmi, reperto per reperto. Voglio invece adesso dare la parola al ceramista Arnaldo Manis, che magari ci spiegherà, ci darà qualche accenno sulle tecniche, cioè sullo studio che lui ha dovuto compiere per poter riprodurre esattamente le decorazioni di questo vasellame. Sono riproduzioni assolutamente fedeli agli originali e tante volte alcune tecniche sono state veramente curiose di vederle riprodotte. Grazie a tutti e poi proseguiamo. Buongiorno a tutti. Intanto per me è più facile fare quindi parlare in un po' difficile. Però mi corre lungo di ringraziare da prima Mauro D'Alea. Ho due esperienze, uno è il Trammazza e uno è il Museo Tattile di Oristano. Non è stato semplice fare alcune cose, alcune sono venute più semplicemente, però bisogna sempre fare una certa ricerca e tante prove per arrivare a un determinato risultato, che chiaramente si ricerca. Una cosa che vorrei dire sui musei è per esempio che le ceramiche bisognerebbe toccarle. Io vi inviterei per esempio a visitare il Museo Tattile di Oristano, dove invece le ceramiche possono essere prese in mano e toccate. Questa magari è una problematica che ci può essere, perché magari gli oggetti non vengano rotti o portati via, però è una cosa bella che si può fare con la ceramica. Niente, ringrazio tutti per l'opportunità che ci sta. Per secolo c'è una descrizione schematica di ciascuno con i numeri, sono segnati anche i numeri corrispondenti ai vari 300 anni di cui non si conosceva l'esistenza perché i documenti scritti non ce ne avevano conservato traccia. Voi sapete che per il Medioevo sardo ci sono tantissimi problemi per quanto riguarda la documentazione dei periodi più antichi, poi in modo particolare queste difficoltà crescono esponenzialmente per la zona della Tregenta, dove anche si è verificato lo scontro più duro nel momento della conquista catalano-aragonese tra il Ducato d'Aquarea e gli invasori catalano-aragonesi. E questo ha fatto sì che tutta questa zona ci sia una specie di buco documentale che ad esempio non si ritrova per altre zone dell'isola. Quindi ecco, molto si dovrà fare affidamento per poter conoscere le dinamiche storiche e antropologiche di questi territori sulla ricerca archeologica. Allora partiamo da questi reperti. Il primo è questa brocchetta, anzi questa anforetta dotata di due ansie acquaria. Qui vedete un frammento dell'orlo. Questo tipo di vasellame, che viene chiamato ceramica giudicale, è tipico proprio del periodo in cui la Sardegna era libera da padroni e si governava da sé, era divisa in quattro regni indipendenti, i famosi giudicati, e questo tipo di ceramica, un tipo di ceramica fine, abbastanza depurata, che poteva avere o questa colorazione rosata oppure una colorazione tendente al marroncino biancastro, era diffusa un po' in tutta l'isola. Infatti
si è trovata finora molto abbondante, specialmente nella parte meridionale, ma anche nella Sardegna settentrionale si trova molto frequentemente. La sua decorazione è caratteristica, quindi presenta questa decorazione a spirali dipinta o in bruno o in rosso. Altre volte, negli esemplari più tardi, questa decorazione dipinta viene sostituita da una decorazione impressa a pettine, cioè il vasaio, nel momento in cui aveva appena poggiato il vaso, con uno strumento dentellato imprimeva sull'argilla ancora fresca delle decorazioni che si chiamano proprio decorazioni a pettine. Contestualmente a questo tipo di ceramiche venivano, ovviamente, che erano ceramiche fini da mensa, quindi si usavano sulla tavola, c'era la produzione delle ceramiche cosiddette grezze da cucina. Quindi erano argilla refrattaria, argilla che veniva mischiata con del materiale inerte che doveva renderla più resistente all'azione del calore quando la pentola veniva messa sul fuoco. È una delle forme caratteristiche di questo tipo di terracotta, di vasellame, è questa pentola cilindrica con le anse ad orecchia, eccole qua, quattro anse ad orecchia di solito disposte a croce, altre volte invece che le anse c'è una specie di cornice che gira tutto attorno all'orlo del vaso. Noi abbiamo voluto ricostruire questa sulla base di numerosissimi frammenti trovati a Serzela. Nel corso del 1200, specialmente a Cagliari, comincia a diffondersi la cosiddetta maiolica arcaica. Maiolica arcaica è questa brocca che voi vedete qui dipinta in verde e in bruno. La maiolica arcaica ha in sé una storia curiosa. Allora, la maiolica innanzitutto prende il suo nome dall'antica isola di Maiorca, che si chiamava in italiano antico proprio Maiolica, perché l'isola di Maiorca, nell'arcipelago delle Baleari, l'isola di Maiorca era quella dove, diciamo, c'era una specie di mercato generale di queste ceramiche particolari, finissime, per l'epoca erano il non plus ultra dal punto di vista tecnico, che venivano prodotte nella costa occidentale e orientale, scusatemi, della Spagna, da artigiani musulmani. Quindi gli arabi avevano scoperto il modo di poter rivestire le ceramiche di una copertura vetrosa che quindi le rendeva impermeabili e quindi più adatte all'uso alimentare dal punto di vista igienico, perché potevano essere lavate. Questa copertura vetrosa che addirittura poteva essere dipinta, quindi decorata. I nostri, già dall'epoca romana, i ceramisti italiani conoscevano il modo di rivestire il vasellame di una coperta vetrosa, però uniforme, poteva essere solo di un colore, non avevano ancora scoperto come poterla dipingere. I vasai islamici scoprono invece come poter fare questa copertura bianca che poteva essere dipinta e quindi rendere il vaso molto più prezioso, perché poteva essere arricchito di decorazioni, e si chiamava proprio la maiolica. I pisani furono i primi in tutto l'Occidente a riuscire a capire il segreto della fabbricazione di questa maiolica ai vasellai arabi, e sono i primi che cominciano a produrla nel secondo quarto del 1200 a Pisa. Da lì la esportavano in Sardegna. Sapete che i pisani a un certo punto nel corso del 1200 si ritrovano a essere i padroni della parte meridionale della Sardegna, e quindi comincia questa importazione, e tramite loro un frammento, anzi diversi frammenti di maiolica arcaica è giunta fino a Serzela, al villaggio di Serzela. Vedete la differenza che intercorre tra il vasellame maiolicato e il vasellame semplicemente invetriato? Lo vediamo qui. Questo è proprio un vaso invetriato in monocottura di tradizione antica italiana. Quindi nel Medioevo italiano si usava al massimo, cioè tutto quello, il massimo dal punto di vista tecnico che poteva essere raggiunto in termini di impermeabilizzazione del vasellame, era questa copertura vetrosa che, a seconda delle impurità contenute nel quarzo che veniva usato per poter rivestire di vetro la terracotta, assumeva i colori dal giallastro, oliva, verde, tante sfumature di colore. Quindi vedete una differenza nettissima, è chiaro che l'inventore di questo tipo di ceramica
aveva avuto la possibilità di rendere i suoi prodotti molto più appetibili e quindi con un valore molto superiore sul mercato. Quindi qui invece, qui siamo già nel 1300. Per il 1400, dopo quindi che è avvenuta e si è consolidata la conquista catalana-aragonese, comincia massiccia l'importazione di vasellame maiolicato dalla penisola iberica, quindi dalla Spagna. Tra i ruderi del villaggio di Sersela abbiamo trovato tutte le tipologie possibili e immaginabili conosciute finora dalla letteratura archeologica del vasellame maiolicato spagnolo. Una tipologia molto diffusa è questa, di queste ciotole d'orecchietta con una decorazione a raggiera di palmette, che venivano dalla zona di Valenza. Un reperto interessantissimo, sempre di maiolica valenzana decorata in blu, che gli spagnoli chiamano la lossa azul. La lossa sarebbe quindi la copertura a smalto dipinta d'azzurro, e questo frammento, che può sembrare insignificante agli occhi di un profano, e che invece è interessantissimo perché in questo frammento, che è affiancato a questa certolina con una B gotica dipinta, questo frammento riporta lo stemma della monarchia catalano-aragonese, cioè lo scudo percorso da quattro pali orizzontali dipinti in blu. È interessante qui aprire una parentesi per raccontare la storia di questo stemma. Voi l'avete visto sicuramente tante volte, no? Lo stemma della Catalogna, lo stemma dell'antica corona d'Aragona. È uno scudo giallo con quattro strisce rosse in verticale. Perché questo? Racconta la leggenda che ai tempi di Carlo il Calvo, quindi siamo ai tempi dei paladini, siamo ai tempi in cui la Francia, i re franchi combattevano contro l'invasione islamica dell'Europa, combattevano nei Pirenei contro questi islamici che cercavano di, avevano già conquistato la Spagna, cercavano di passare oltre i Pirenei per dilagare anche in Francia. Accanto a Carlo il Calvo combatteva anche Goffredo il Peloso, che era il conte di Barcellona. Questo Goffredo il Peloso aveva come scudo semplicemente uno scudo dorato come arma araldica, senza nessun disegno, e dice che dopo una battaglia questo Goffredo aveva talmente combattuto contro gli islamici che era tutto coperto del sangue dei nemici, e tanto sangue sgorgava anche dalle ferite che gli erano state procurate dai nemici. Allora Calvo il Calvo, quando finisce la battaglia, allora sono vittoriosi, lo complimenta così: intinge le dita della sua mano nel sangue stesso che sgorgava dalle ferite di Goffredo e lo striscia sullo scudo. Quindi i quattro pali rossi d'Aragona, secondo la leggenda, sono proprio le strisciate delle dita di Carlo dell'imperatore Calvo il Calvo sullo scudo di Goffredo il Peloso, e questo è diventato lo scudo, proprio lo stemma della monarchia aragonese e di tutti i discendenti di questo Goffredo, che furono poi coloro che nel corso del 1300 hanno conquistato la Sardegna, facendone un dominio iberico fino al 1720. Quindi qui siamo nel corso del 1400, quando a Sersela viene anche costruita la chiesa parrocchiale. Nel 1500 cambia un pochino il polo di importazione delle ceramiche, perché l'allora re di Spagna e imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, cambia politica rispetto all'Italia e stringe un'alleanza strategica con Genova, con la Repubblica di Genova. Carlo V si allea con Genova per approfittare della predominanza navale dei suoi mercanti, e quindi concede alla Repubblica di Genova il permesso di poter commerciare le sue merci negli stati della corona di Spagna.